le reazioni di disappunto sulla presenza di queste persone. In più, questa è stata un'attività, come dire, talmente tanto partecipata che proprio il cuore dei Comaschi ha portato all'aiuto nei confronti delle istituzioni attraverso sistemi di carattere economico, il conto corrente attivato da parte della Caritas, ma anche di beni materiali, vestiario, coperte, contributo dal punto di vista delle medicine da parte di Federpharma, contributo da parte dei singoli cittadini e delle aziende che posseggono materialmente supermercati, quindi coloro i quali erano in grado di poter fornire delle materie prime per l'alimentazione di tante persone. Ecco, c'è stata una grandissima partecipazione di questi. Io in questo devo dare un grande ringraziamento, così come altrettanto devo fare nei confronti delle organizzazioni di volontariato che, coordinate secondo quello che sono state concordato dal comune di Como, hanno svolto un'attività assolutamente indispensabile all'interno del nostro circuito. All'inizio si è stata data un'organizzazione, dal primo momento, concordamente con il comune di Como, che prevedeva una serie di presidi piuttosto importanti. Il primo presidio era un presidio di carattere sanitario, che veniva svolto da parte della Croce Rossa, che coordinava i gruppi di volontariato che svolgevano un'attività di carattere sanitario. Un secondo presidio era stato quello dell'istituzione di due tende nell'ambito del territorio, nell'ambito, chiedo scusa, dell'amministrazione di Como, nel vicino alla struttura dove sta la polizia locale, dove andare a sistemare le persone in stato di particolare necessità o fragilità, bambini piccoli, le donne in stato di gravidanza e quant'altro. Questo come prima cosa. Come seconda cosa, il coordinamento per quanto attiene le attività di alimentazione delle persone attraverso una mensa specifica che è stata attivata da parte della Caritas, con la raccolta da parte loro di quanto fosse necessario per poter alimentare numeri sempre maggiori di persone. Quindi l'aspetto sanitario, l'aspetto dell'assistenza personale e l'aspetto, come dicevamo, dell'alimentazione delle persone. Ma certamente non è sfuggito l'aspetto dell'ordine pubblico. Abbiamo istituito da subito un presidio fisso delle forze di polizia nell'ambito della stazione ferroviaria, che devo dire ha ben operato, e ha operato anche in modo intelligente, equilibrato, in modo molto forte, in modo da poter garantire una presenza che non comportasse delle situazioni di problematiche attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, che non si sono verificate mai, in nessun caso. C'è stato soltanto un piccolo caso relativo a delle persone, ma non erano dei migranti, ha riguardato delle persone che non erano dei migranti.